Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas, com'è la situazione oggi? La situazione è come gli altri giorni, non è cambiato nulla, ci sono ragazzi stranieri che a quest'ora ritirano il pranzo, sono oggi circa 150. Cosa è stato fatto in questi giorni? Lei ha lanciato un appello nei giorni scorsi, all'appello insomma ad intervenire. Ieri si è espresso anche il sindaco di Cerignola. Come ha reputato la sua posizione? Allora, io devo ringraziare tanti persone, volontari, parrocchie, aziende che ci hanno aiutato e sostenuto per sia generi alimentari che coperte, olio, quindi dono prezioso che ci fa capire come c'è tanta gente sensibile del nostro territorio che sostiene le persone più fragili. Ho letto il comunicato stampa del sindaco e io non la definirei un'emergenza perché comunque è da anni che si ripete costantemente questa situazione e l'amministrazione ne è stata sempre al corrente. Noi dopotutto chiediamo delle cose molto semplici e fattibili. La pulizia giornaliera alle 2, quindi dopo che i ragazzi consumano il pranzo, e poi dei bagni chimici dove poter fare i loro servizi. Qual è stato l'atteggiamento delle istituzioni fino ad oggi? L'altra volta ha detto che vi hanno lasciato da soli. Nello specifico, come vi hanno lasciato da soli? Di fatto ad oggi non vediamo ancora nessun segno concreto. Il 5 abbiamo di nuovo una riunione in prefettura e quindi ascolteremo cosa ci dice il prefetto e il commissario straordinario. Ci attendiamo da parte dell'amministrazione dei gesti concreti che ci aiutino nella gestione di questa emergenza. Ad oggi comunque non li abbiamo ancora visti. Non sono state fatte riunioni magari nei mesi precedenti, visto che si sa che ogni anno ad agosto e settembre ci sono i lavoratori stagionali? Costantemente io ho sollecitato durante l'anno un intervento strutturato e programmato, però quindi loro conoscevano bene la situazione che noi viviamo ogni anno, d'estate fino all'inizio, metà novembre, dipende poi le raccolte straordinarie come vanno. Quindi loro sanno di questa situazione da 3 anni sicuro. Riunioni fatte sia con me che con il vescovo. Quindi. E nonostante questo non ci sono stati impegni concreti. No. Per fortuna però la popolazione sta reagendo, c'è stata un'ondata di solidarietà a quanto pare. Sì, questa è la risposta più bella, quindi la gente che risponde e capisce quali sono i bisogni delle persone più fragili. Dinanzi anche a chi protesta per tutto questo, per alcuni disagi, proteste per i disagi sono legittimi, che si possono facilmente risolvere. Però il cuore degli abitanti del nostro territorio sicuramente risponde in maniera positiva, così come è capitato in altre circostanze. Possono esserci anche dei momenti di tensione. Le tensioni sono legittime, anche i conflitti sono legittimi. Sfido ciascuno di noi a non potersi lavare, a non dormire sul letto, a non mangiare in maniera costante, secondo i propri gusti alimentari, esigenze alimentari, non poter pregare. Stamattina ci hanno chiesto un luogo dove poter pregare. Prima di pregare loro hanno bisogno di lavarsi e noi non abbiamo un luogo per accogliere quella preghiera, 150 persone fornite di bagni e di docce. E quindi le esigenze sono tante, quindi che loro alcune volte possono arrabbiarsi, hanno tutto il diritto di farlo. Cosa si aspetta, nelle prossime ore? Io mi aspetto dei segni concreti, siamo stanchi delle promesse e delle parole. Abbiamo bisogno che alle 2 ci sia una pulizia costante del piano delle fosse, abbiamo bisogno che da domani ci siano i bagni, abbiamo bisogno di un presidio anche sanitario fisso. Le forze dell'ordine ci aiutano e collaborano con noi sempre, quindi devo ringraziare le forze dell'ordine che costantemente passano da noi e quindi ci sostengono.